innanzitutto Walter, vabbè, quando io leggo Walter Bonatti, nato a Bergamo, è chiaro che Bonatti è stato cittadino del mondo, ci ha raccontato il mondo, ok? Però a me ha regalato il sogno, perché mi ha sin da subito dimostrato, leggendo i suoi libri, prima o poi di diventare, questa parola forte, amico, io era un po' il mio idolo. E l'ho sempre detto, lo dicevo anche ieri in due trasmissioni televisive, per me sono stati due gli idoli, Walter Bonatti e questo personaggio qua. E per me è stata anche la chiusura di una bella storia, vedere che la loro amicizia è soprattutto esplosa in questi ultimi chiamiamoli 10 anni, ok? Perché non c'è stato bisogno di parlare molto tra loro due e si sono capiti e chiariti. Mi ha regalato sogno, chiariti, perché mi ha regalato sogno, perché mi ha fatto capire che non bisognava per forza nascere sotto il Monte Bianco, a Courmayeur o a Cortina, anche nascere nella porzione sfigata delle Alpi, le Alpi centrali, a Bergamo, dovevo pedalare, io avevo Gimondi, io avevo Giacomo Agostini, non dovevo fare l'alpinista, però c'è stato il più grande, che seppur nato a Bergamo, poi era in Pianura Padana, poi a Monza, cioè è stato nella mia porzione, tra virgolette, povera, umile delle Alpi, e quindi lui la montagna l'ha cercata più che subirla. E quindi il mio sogno aveva già un faro. Se ci è riuscito lui, anche lui nato lì, vuol dire che anch'io posso sognare. E a me ha regalato il sogno, perché perlomeno avevo questa luce da poter seguire, che mi segnava la strada. E anche non tanto la meta, ma anche il come farla. Io ieri ho detto, se dovessi sintetizzare Bonatti, mi si dicesse: ti do una parola, solo una, e devi dirmi chi è Bonatti. E la parola che mi è venuta ieri e che mi viene anche adesso è coerenza. Cioè fare tutto, fare le tue scelte, il tuo percorso. Lui l'ha fatto nell'alpinismo, ma ognuno di noi qui seduto ha il suo percorso. Se dobbiamo domandarci noi, lo sto facendo o l'ho fatto o lo farò con coerenza? Io non so quanti di noi, io stesso, posso dire sì. La coerenza vuol dire che nello stesso modo, con i valori che diceva prima il regista del film, questo è difficile, questo è un valore. Però qui, quando si parla di Bonatti alpinista, vabbè, essere alpinista può essere un'abilità, un bravo alpinista, un bravo medico, un bravo giornalista, un bravo sacerdote, un bravo operaio, ma essere bravo può essere solo un'abilità. Essere quella persona brava, quindi abile, con coerenza, è veramente un valore. Ecco che allora non solo mi ha fatto vedere che era possibile un percorso e anche un traguardo, ma era possibile senza mollare il fatto che non è vero che il fine giustifica i mezzi. Ti dai una regola comportamentale, a volte scomoda, che non sempre ti viene riconosciuta e pagata. Ecco perché capisco quando Rossana dice era difficile per lui essere felice fino in fondo, perché gli sgambetti ci sono ovunque, ci sono stati anche nella storia dell'alpinismo, quindi anche nella storia di Walter, e li vedo anche nella mia, nel mio piccolo, sono sempre lì pronti, sì, ma e dicevo ieri, io spero che adesso non ci sia poi questa voglia di re-revisionismo storico. Adesso le cose sono chiarite, è quella, l'abbiamo capite le storie delle sue varie vicende alpinistiche, ce le siamo dette, ce le siamo chiarite, e questo libro adesso ci racconta del Bonatti anche non alpinista. Io le sue scalate, e mi piacerebbe anche ricordare un altro valore: alpinista bisogna aver messo le mani sulle sue divie. È troppo facile pensare che un'interpretazione possa poi fungere a forza di dircela e ridircela come la verità. Quando hai messo le mani sulle sue vie, io quando parlo delle sue vie parlo anche del torrione Bonatti sul Monte Alben. Ok, io avevo 16 anni, 17 anni, venivo dal free climbing, dovevo mangiarmela quella via, volavo. Allora dicevo, capperi. Ma loro non sanno cosa significa l'alba. E allora sei il colpo d'occhio, l'intuito, la preparazione, la puoi capire se ci hai messo le mani.
Se invece sei figlio solo di quello che ti hanno riportato, perdi questa percezione, no? E è per quello che lui, quando ci raccontava un mondo per cui lo esplorava, me lo rendeva vivo, credibile. Ecco perché quando dico che oggi è ancora possibile l'esplorazione, passa attraverso il fatto di mettere le mani attraverso ciò che hai letto e ciò che poi fai tuo. E così ciò che sogni e ciò che vuoi fare tuo. Il fatto di essere stato anche capace di raccontarlo è stato, io lo vedo come un grande gesto di generosità. C'è un alpinismo silente, c'è un alpinismo raccontato. E raccontarlo è un grandissimo gesto di generosità, perché a me ha permesso, leggendo, di sognare. Probabilmente non avrei mai sognato se non avessi letto quel mondo. E quindi ecco perché, senza retorica, dico, ho messo le mani sulle sue vie, ho letto i suoi libri, ho respirato l'aria sottile, so cosa vuol dire K2 a quella quota. Io mi sono fermato lì, non sono arrivato in cima al K2. Mi sono fermato lì, c'erano delle condizioni meteorologiche che mi hanno spinto a rinunciare. Se solo pensassi di dormire là, di farmi un buco con gli scarponi e i guanti di oggi, senza pensare che lui aveva cose preistoriche, mi viene da dire giurassiche rispetto a quelle di oggi. Ecco perché mi emoziono e mi esalto a parlare di quelle avventure, perché sto provando nel mio piccolo a farle, a portarle avanti, sto provando anch'io a raccontarli, e questi due personaggi che mi hanno insegnato gli strumenti di come posso, a modo mio, provare a raccontarlo.